Ho sempre pensato che la mia vocazione fosse di essere musicista, infatti ho studiato per tanti anni pianoforte, mi sono diplomato, poi musica antica e poi è arrivata la consapevolezza della chiamata sacerdozio e allora ho lasciato tutto. Ho lasciato la musica, è vero, ma non l'ho lasciata completamente, no? Comporta un sacrificio, comporta magari di non fare più le cose come si facevano prima. E allora tutto quello che posso fare adesso, che vuol dire suonare per la liturgia, cantare, dirigere il coro e tutto quello che riguarda la musica, bene, ha avuto un enorme incremento di qualità, no? Proprio perché è fatto per Dio e anche per l'edificazione dei fratelli. Il gruppo San Felipe Neri presenta l'Isola. Quando io ho studiato in università, eravamo di un gruppo di 6-7 studenti che facevamo diverse scenette per animare serate nell'università. E quando io ho venuto qua al seminario ho anche trovato questo gruppo San Filippo Neri, dove ho visto che anche ci sono altri seminaristi e attori. Si sentiva male la Vladimir, sei già messo tutte le cose, nostre esplosive lì dentro. È vero che io ho cambiato la vita. Adesso io faccio le stesse cose, però per un ideale più alto: portare le anime a Gesù Cristo. Il fatto è che il mondo attuale vuole mostrare la vita religiosa come qualcosa, una vita triste. Each Friday and Saturday, after dinner, we have recreation time in community. The goal is to provide a healthy recreational environment called eutrapelia. Prima della vita religiosa io non ero così felice come lo sono adesso, perché appunto ho trovato lo scopo della mia vita e lo sto seguendo, che è Gesù Cristo. Io sono venuto dalla Spagna, da Mallorca. Da un anno che sono arrivato qua, certamente lasciare la famiglia, lasciare gli amici, la terra è un sacrificio grande, ma adesso sempre penso a loro, prego per loro e loro sono più vicini a me spiritualmente, perché prego più per loro, li ho più vicini nella mia vita spirituale e quindi questo legame è elevato al piano soprannaturale. Non è che uno dimentica la famiglia. I have never experienced peace quite like this. You come here and the cross is here. You get up early in the morning, it is cold, night adoration, desperately trying to keep yourself awake, and it can be extremely difficult, extremely difficult, and you very quickly realize just how unholy you are when you get here. But one thing is clear, everyone here came here to become saints. Well, the thought of joining the IVE was, we had met them many times on holidays to Rome, and you could just see the, first of all, the joy of the order, and I think the main reason what attracted me to this particular order was the excellent formation, you know, the Orthodox formation of the IVE, and I felt I owed that to God to be formed in such a way as to be the best priest I possibly could be. Io ho orato, ho visto che l'Istituto Fedele Magistero della Chiesa aveva un quarto voto alla Maria Santissima, che faceva esercizi spirituali, che lavorava con i bambini. 25 anni ero presente in tanti paesi nel mondo. Sono venuto qua e qua ho conosciuto Padre Guerra, fondatore,
e parlando con lui sapevo che Dio mi stava chiamando qua. Noi siamo ambedue di Dublino, capitale d'Irlanda, che in Irlanda sono molto diversi, parte mia è il sud e parte di Stephen è il nord, ma qui in seminario abbiamo comunità di tutto il mondo, ancora molto 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 più diverso. Si sente di veramente vivere la universalità della Chiesa, conoscendo ogni aspetto. There are seminarians in our seminary from more than 15 countries. However, one can distinguish from their accents which country they come from. Spagna! Russia! Ucraina! Germania! Tajikistan! England! Egitto! Irlanda! Colombia! Chile! Brasil! Thailandia! Nigeria! Italia! Let's return to our daily life. When work finishes, the seminarians have 3 hours of personal study. Bene, la formazione dei futuri sacerdoti, dei candidati al sacerdozio, è incentrata in Cristo. At the end of the day, at 8 o'clock in the evening, adoration of the Blessed Sacrament begins. After 1 hour of adoration, Vespers begins, which ends with the solemn benediction. Cerchiamo che nel cuore del candidato siano presenti i sentimenti che ebbe Cristo Gesù, no? Di formare il cuore del sacerdote all'immagine del cuore sacerdotale di Gesù, far sì che i seminaristi siano come un'icona vivente di Cristo, sommo ed eterno sacerdote. Sente nel suo cuore l'impulso a consacrarsi al Signore, io lo incoraggio, non abbiate paura, spalancate le porte del cuore vostro giovanile a Gesù Cristo. Innanzitutto i sacerdoti e i seminaristi. Nell'eco del loro cuore devono risuonare solennemente tutti i dolori e tutti gli amori del cuore di Gesù.